Buona giornata, cari amici. Iniziamo oggi la nona settimana del tempo ordinario. I primi 4 giorni leggeremo in sequenza dal Vangelo di Marco, attorno al capitolo 10 e 11. Sono momenti della vita di Gesù dove si accentua il dibattito e lo scontro con i capi del suo popolo. Mentre venerdì ci sarà la festa solenne del Sacro Cuore di Gesù e sabato del Cuore Immacolato di Maria. Come siamo soliti fare, iniziamo questo breve incontro invocando il dono dello Spirito. Preghiamo così. O Spirito Santo, dono del Padre e del Figlio, vieni a me e opera in me. Rendi bella e fruttuosa la mia vita, che io accolga l'amore di Gesù per me, che io riconosca in ogni persona l'immagine di Dio e che faccia dell'amore il movente della mia vita. Amen. Siamo esattamente al capitolo 12 di Marco, i versetti dall'1 al 12. Ascoltiamo. In quel tempo Gesù si mise a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti, agli scribi e agli anziani. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno, mandò un servo dei contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo. Anche quello lo picchiarono sulla testa e lo maltrattarono. Ne mandò un altro, questo lo uccisero. Poi molti altri, alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato. Lo inviò loro per ultimo dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma quei contadini dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito infatti chi aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono. La parola di Gesù, pur espressa in parabole, in esempi, con similitudini, è sempre chiara e gli interlocutori di Gesù capiscono bene il messaggio che Gesù vuole dare loro. L'immagine della vigna era abbastanza nota agli interlocutori di Gesù. Già i profeti dell'Antico Testamento avevano paragonato il popolo di Dio alla vigna del Signore.
Qui l'immagine è usata in modo un po' più particolare. La vigna rappresenterebbe il popolo di Dio, i contadini, le guide incaricate appunto a sostenere il cammino del popolo di Dio perché il popolo di Dio possa portare frutto. I profeti, i servi mandati dal padrone a riscuotere la propria parte, i profeti sono le persone che ogni tanto interpellano, parlano alla coscienza non solo del popolo di Dio, ma delle guide, puntando spesso il dito e minacciando qualcosa contro di loro in forza appunto della loro inadempienza nel loro compito di essere guide. E il figlio amato, dice la parabola, gli restava un figlio amato, ovviamente tutti capiscono, è lo stesso Gesù che nel racconto degli evangelisti, nel momento del battesimo e della trasfigurazione, viene chiamato da Dio, dal Padre, il figlio l'amato. La parabola è molto chiara, è molto chiara. E anche la conclusione che Gesù fa della parabola è chiara. Colui che gli uomini hanno scartato diventerà pietra angolare su cui costruire il nuovo edificio di Dio, il nuovo popolo di Dio, il popolo della nuova alleanza. La conclusione che avviene in questo dialogo tra Gesù e i capi del popolo è evidente. Capiscono che sta parlando di loro, ma pur capendo, pur comprendendo, non sono portati a una conversione, a un cambiamento, all'accoglienza di Gesù. Hanno timore della folla, vorrebbero prendere Gesù per eliminarlo, ma Gesù ha il gradimento della folla per cui lasciano il campo e se ne vanno. Mi chiedo che cosa può significare oggi per noi, per me, questa parabola che abbiamo appena letto e commentato. Io credo che qualcosa di simile avviene anche oggi. Anche oggi c'è un popolo di Dio che ha le sue guide. Anche oggi si alzano voci profetiche che richiamano sia le guide che il popolo di Dio alla fedeltà, soprattutto a dare frutti buoni, di bene, di giustizia e di pace. Sto pensando a come il nostro Papa continuamente abbia una voce profetica che invita al frutto della giustizia, della fraternità universale e della pace. E per me allora questa parabola dice questo: devo sforzarmi di rimanere aperto alla voce dei profeti, voce dei profeti che può arrivare da qualsiasi persona che sia fedele alla propria coscienza e allo Spirito Santo, ed esprime un parere, un valore, prende una posizione. Rimanere aperto alla voce dei profeti che richiamano il popolo di Dio, le guide del popolo di Dio, a una fedeltà al progetto di giustizia e di pace. Così avvenga. E perché questo avvenga, anche oggi ci benediciamo reciprocamente dicendo così: il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e arrivederci.